è Beatrice, ha 10 anni e vive a Roma con i suoi genitori. Esplosiva come un vulcano, nel tempo libero Beatrice si dedica a tante attività. Suona, fa sport, cura l'orto di casa. Ma, soprattutto, ama leggere perché vuole conoscere sempre cose nuove. Curiosa e determinata, a Beatrice piace andare a scuola. Ha appena iniziato la prima media e sembra non avere alcun rimpianto delle elementari. La prima media mi piace molto, mi sono fatta un sacco di amici, anche perché l'anno scorso mi odiavano tutti e io odiavo loro, perciò dettagli. Beatrice prova ad adeguarsi alle sue compagne, ma trovare dei punti in comune non è facile. La distanza da loro si fa sentire sempre di più, finché un giorno Beatrice fa finalmente la conoscenza di una donna che, come lei, non ama perdere tempo in frivolezze. Si tratta della protagonista del libro Peggy Guggenheim di Sabina Colloredo. Peggy Guggenheim parla di questa ragazza che dal padre prende questa passione per le opere d'arte. Lei decide che vuole portare tutta l'arte moderna in Europa e in Italia perché stava arrivando la guerra e lei voleva salvare tutta l'arte. Spende molti soldi per recuperarle tutte e pian piano decide di fare delle mostre per le sue opere d'arte che aveva collezionato nel tempo. A me piace molto questo aspetto di Peggy perché mi pare anche giusto che voglia salvare un patrimonio che insomma era nel suo paese per portarlo fino a qui. Il fatto che sono decisa è che se devo fare una cosa la faccio fino alla fine. Questo credo di avercelo in comune con lei.